Una grande notte di calcio, la prima di quattro finali da giocare con passione, con orgoglio, con fantasia e con vigore. La Juventus a quattro giornate dal termine con un punto di vantaggio sul Napoli sbarca a San Siro. Juventus che si schiera così con il 4-3-3 di mister Massimiliano Allegri con una sorpresa. Juan Cuadrado terzino destro e allora davanti a Gigi proprio Cuadrado a destra. Barzagli e Rugani centrali con Alexandro a sinistra. Chiedira, Pjanic e Matuidi a centrocampo. Douglas Costa, Higuain e Mandzukic. Il tridente offensivo. Dall'altra parte l'Inter di Luciano Spalletti. 4-2-3-1 per la formazione nerazzurra. Con Handanovic tra i pali, Cancelo, Skriniar, Miranda e D'Ambrosio in difesa, Brozovic e Vecino a schermo di fronte alla retroguardia, poi Perisic, Rafinha e Candreva alle spalle del capitano dell'Inter, ovvero Mauro Icardi. Ci siamo per davvero, allora via, si parte, buon divertimento con Inter-Juventus, la 35esima giornata del campionato di Serie A. Pjanic, pallone lì vicino per Douglas Costa, attenzione, Douglas Costa nuovamente per Pjanic, la può mettere in mezzo, la mette in mezzo, colpo di testa a liberare l'area. Dall'altra parte il cambio di gioco su Cuadrado, Cuadrado può andare al traversone, lo prova in mezzo, attenzione sul secondo palo, arriva Mandzukic in testa, palla fuori, occasionissima per la Juventus con Mandzukic che voleva l'appoggio per Gonzalo Higuain, secondo calcio d'angolo della partita. Grande cross di Cuadrado, posizione regolare di entrambi, sia di Mandzukic che di Matuidi. Douglas Costa vuole andare al traversone, finta contro finta. Douglas Costa con l'esterno, chiama in causa Juan Cuadrado. La ferma, può andare a crossare ancora, la crossa in mezzo. Matuidi, attenzione, si abbassa Douglas Costa. Douglas Costa! La Juventus è in vantaggio! Minuto numero 13, cambia il parziale a San Siro. Inter 0, Juventus 1, Douglas Costa! La sblocca il brasiliano, l'esultanza la panchina, 1-0 Juve con l'abbraccio a Paolo Dybala, la grinta di Douglas Costa, il vantaggio della Juventus, fermo Samir Handanovic, andiamo a rivederla, Cuadrado il traversone in mezzo, il pallone arriva a Douglas Costa, aggancio e palla in buca con Handanovic fermo, 1-0 per la Juventus. Vantaggio della formazione bianconera con Douglas Costa, uno dei giocatori più attesi in assoluto, prende il tempo a Candreva e la infila all'interno della porta. Orsato prende ancora tempo ed è gol della Juventus, è gol della Juventus, è gol della Juventus. Cancelo rasoterra, sbaglia il passaggio, attenzione a Pjanic per Higuain, la caccia del Pipita, fa Gonzalo, si fa rimontare però da Marcelo Brozovic, poi arriva Mandzukic in scivolata, batti e ribatti, forse un fallo su Mario Mandzukic, attenzione cartellino giallo e calcio di punizione per la Juventus. Va al VAR Orsato per il fallo di Vecino su Mario Mandzukic. Va a rivedere l'azione. Piede a martello pieno del giocatore dell'Uruguay su Mario Mandzukic. Orsato va a chiamare accanto a sé Vecino. Occhio al cartellino. Occhio al cartellino. Cartellino rosso. Cartellino rosso. L'Inter rimane in inferiorità numerica. Fischia l'arbitro. Va Miralem. Concentrazione del bosniaco, Pjanic, Pjanic in allungo, bravo Miralem a servire Douglas Costa, Douglas Costa ancora, va Douglas, sempre lui, attenzione, Douglas Costa, va fuori l'aggancio di Cardi dall'altra parte per Perisic, l'uno contro uno con Cuadrado, Perisic lo va a sfidare, occhio a Perisic, palla fuori. A schermo Douglas Costa, attenzione a Candreva, parte da lontano, Candreva vuole il tiro, Candreva, palla fuori. Gran tiro di Antonio Candreva, c'è una deviazione, calcio d'angolo per l'Inter. L'indicazione di Buffon e compagni di squadra, Brozovic, il traversone in mezzo, attenzione, colpo di testa Buffon, che dice di no a Skriniar. Era arrivata l'indicazione dell'arbitro con un fallo di Milan Skriniar. Va Douglas, Douglas Costa in mezzo, attenzione, colpo di testa, non è finita, attenzione, Mandzukic c'è la svirgola, attenzione Higuain, attenzione contatto e poi Matuidi, Matuidi, il raddoppio della Juventus al minuto numero 50 del primo tempo, Inter 0, Juventus 2, il raddoppio di Blaise Matuidi. Non è gol e quindi è fuori gioco di Blaise Matuidi. Rimane sull'1-0 il punteggio. Miranda, l'arbitro fa giocare ancora. No, finisce qui il primo tempo dopo 7 minuti, 10 secondi.
di recupero, le squadre vanno negli spogliatoi. Poi vediamo il VAR review con il fuorigioco di Blaise Matuidi, sanzionato dal VAR. Le squadre, dicevamo, vanno negli spogliatoi con la Juventus in vantaggio per 1-0. Decide per ora la rete al 13° minuto di Douglas Costa, espulso Vecino per un fallo bruttissimo su Mario Mandzukic al 18° minuto del corso del primo tempo. Orsato fa partire il cronometro, via, si parte allora. Buon divertimento anche con la ripresa di Inter-Juventus. Skriniar sale di personalità, Skriniar, il fallo su di lui commesso da Mario Mandzukic, cartellino giallo per Mario Mandzukic. Calcio di punizione allora con Cancelo, il traversone in mezzo, attenzione, colpo di testa, palla in rete, il pareggio dell'Inter con Icardi, minuto numero 7 della ripresa, cambia il parziale a San Siro, Inter 1, Juventus 1. Cancelo va a puntare Alessandro, sempre Cancelo, raddoppiata la marcatura con l'esterno per Rafinha, Rafinha si butta dentro, attenzione, Rafinha, il tiro, Buffon, Barzagli, pallone verso Matuidi, forte ma viene agganciato, Alessandro. Alessandro dentro, attenzione a cercare Pipita, va Higuain, attenzione, va il Pipita, Higuain in dribbling, Higuain, palla fuori. Incredibile occasione per la Juventus, Gonzalo Higuain, tu per tu con Handanovic, lo va a dribblare, ma la mette fuori. Era partito in posizione regolarissima, grande chiamata dell'assistente, non aveva segnalato nulla. Attenzione all'Inter con Brozovic, largo verso Perisic, va a sfidare Cuadrado, Perisic, occhio, Perisic vuole il traversone, poi Cuadrado lo blocca, Perisic passa, attenzione, Perisic, pallone in mezzo, l'autorete, 2-1 per l'Inter. Buffon la tiene, la gioca immediatamente largo per Alessandro, colpo di testa, arriva Higuain al volo per Matuidi, dentro il pallone, cercare Douglas Costa che è velocissimo, va Douglas, attenzione a Douglas Costa, ha di fronte Cancelo, va il brasiliano, Douglas Costa, la parata sul primo palo, barriera molto folta per l'Inter con 5 uomini, Dybala sul punto di battuta, fischia l'arbitro, Dybala, parte il tiro di Dybala e la parata di Handanovic, sfera che andava sotto l'incrocio dei pali, l'intervento di Samir Handanovic. Candreva va a puntare Rugani, Candreva ancora, palla sul destro, Candreva sempre lui, attenzione, Candreva in mezzo, Icardi non ci arriva, Bentancur, la zuccata laterale, Douglas Costa la mette giù per Cuadrado, prova a puntare l'area, il tocco per Dybala, va Paolo ancora, Dybala passa in mezzo per Cuadrado, attenzione, Cuadrado in mezzo, e la rete, Cuadrado, il pareggio della Juventus al minuto numero 42 della ripresa, 2-2, Juan Cuadrado, un colpo da biliardo sul palo lungo, grandissimo gol del colombiano, 2-2, Juan Cuadrado a 3 minuti dal termine, più recupero all'angolino, Juan Cuadrado, un gol stupendo, anche lui sul pallo lungo, anche lui a prendere il tempo a Samir Handanovic, 2-2 il punteggio. Bernardeschi ancora, un uomo di fronte, fa Federico Bernardeschi il fallo, calcio di punizione per la Juventus. Paolo Dybala sul punto di battuta, tutti a saltare dentro, un uomo in barriera per Handanovic, Dybala va lui a battere, si attende il fischio di Orsato però che tarda ad arrivare, ora fischia Dybala, il traversone in mezzo, attenzione, colpo di testa, la rete, Higuain, la Juventus è in vantaggio, la Juventus è in vantaggio, la Juventus è in vantaggio, Gonzalo Higuain, 3-2, Higuain, colpo di testa vincente al minuto numero 89, 3-2 per la Juventus, 3-2 per la formazione bianconera, punizione perfetta all'interno dell'area di rigore, colpo di testa vincente da parte del Pipita, 3-2 per la Juventus. Cancelo dietro, attenzione al pallone lungo in avanti a cercare Perisic, colpo di testa, la sponda, attenzione con il tiro, Buffon respinge poi il tiro, attenzione il pallone che rimane lì, Gianluigi Buffon sulla girata di Miranda, ultimo minuto di gara, pallone allargato, Cancelo, il traversone in mezzo, attenzione a Perisic, palla fuori di Perisic. Buffon con il destro in profondità e finisce qui, la Juventus vince 3-2 a San Siro.